oggi è il 5 agosto e sapete perché sto su Google Maps? Perché domani si parte. Sono da pochi giorni tornato dalla Croazia, come potete ben vedere. Però domani si riparte subito e questa volta in moto, a differenza della Croazia. Infatti andrò insieme a altri 4 ragazzi, quindi in totale saremo 5, in Abruzzo, in particolare nel Gran Sasso, come penso avrete già letto dal titolo. Io direi che vi mostro subito come ho organizzato la moto per questo viaggio qui e vi spiego meglio in sella tutto il viaggio che faremo. Finalmente bentornati in moto. A voi non sarà sembrato, però io ho 2 settimane che non salgo su una moto, poiché come vi ho detto prima, quando ero ancora in stanza, sono tornato proprio l'altro giorno dalla Croazia e quindi non ho proprio... paurissima, ho sentito un rumore, pensavo fossero le borse, invece non era nulla. Allora, riprendendo il discorso, come avevo detto prima, proprio l'altro giorno sono tornato dalla Croazia. Diciamo che ho preso questa uscita in moto il giorno prima di partire proprio per riprendere sia la mano con la moto e quindi riprendere un po' il feeling, sia anche controllare e fare un check generale che tutte le cose commentate sulla moto siano a posto. Forse già una cosa ve ne siete accorti, più che altro l'avete sentita che l'ho montata. Infatti ho trovato uno strano pezzo di metallo lungo che ho scoperto va inserito nello scarico. Momento ironia per chi non l'avesse capito. E quindi a quanto pare la moto è diventata un aspirapolvere. Sì, un aspirapolvere. Anche se devo ammettere, forse ha ripreso qualcosa in coppia. Perché se lo stesse chiedendo, sto andando a Torre a Mare, giusto un giretto veloce nel pomeriggio. Inoltre da poco che è andato anche le gomme alla moto, e quindi oggi me la prendo bella comoda perché c'è ancora sulla cera. Io domani voglio proprio partire. Fermiamoci qui per fare questo check generale delle borse dopo qualche chilometro. Ho una paura che la borsa destra abbia preso fuoco. Spero di no, spero che non lo faccia mai, però... La borsa destra ho paura che abbia preso fuoco perché semplicemente sta lo scarico sotto e quindi non si sa mai. Check generale, sembra che stia tutto a posto, reggono. La cosa funziona a quanto pare. Allora, ormai mancano 16 ore scarse alla partenza di domani. Andremo in particolare nel Gran Sasso. Per chi non lo sapesse, il Gran Sasso è in Abruzzo, vicino all'Aquila. Noi ci vediamo dopo per fare benzina. Come stavo dicendo prima, partirò insieme ad altri 4 ragazzi. Se avete già visto gli scorsi video, 2 molto probabilmente già li conoscete. Il primo dei due è Andrea Cervona, che fa anche lui video e quindi anche lui tirerà i video in Abruzzo sul Gran Sasso. Mentre il secondo è Federico con l'R6, che mi sa che è apparso soltanto in un video. Mentre, come stavo dicendo, gli altri due sono 2 nuovi ragazzi che vedrete per la prima volta su questo canale. Non vi dico che moto hanno, lo scoprite nel prossimo video. In particolare faremo ben 2 notti in Abruzzo, quindi in totale 3 giorni. Appuntamento domani mattina alle 8:30 direttamente in autostrada, e faremo autostrada soltanto fino a Foggia, quindi soltanto un centinaio di chilometri, e per il resto tutta strada interna. Una pazzia? Non lo so, vedremo domani. Io intanto cerco di togliere un po' la cera da queste gomme. Quindi faremo tutta la strada interna e i luoghi principali che attraverseremo saranno Villetta Barrea, per poi salire sul Blockhaus, un famoso monte, e poi da lì andremo direttamente ad Astergi, dove avremo la casa. Però l'argomento fondamentale di cui vorrei parlarvi proprio in questo video qui è un altro. Infatti vi vorrei parlare di come ho organizzato la moto, il Dux 90, per partire in viaggio, e vi vorrei dare anche alcuni consigli in caso voleste fare anche voi un weekend fuori casa in moto, o se no proprio una vacanza in moto. Avendo già fatto qualche tempo fa un weekend fuori in moto, la prima idea che ho proprio cancellato dalla mia mente è stata quella di utilizzare uno zaino. Infatti, come avete visto, preferisco partire libero, senza nessun peso sulla schiena. Tutto il carico preferisco averlo sulla moto direttamente, perché fidatevi, da quel weekend che utilizzai uno zaino bello pesante per la schiena per tutti e 3 i giorni, arriverai a casa veramente bloccato, e da allora in poi ho cancellato completamente l'idea di utilizzare uno zaino per un viaggio. Quindi come mi sono organizzato? Prima di tutto ho utilizzato la solita borsa da sellino, che ormai avete visto non si capisce in quanti video, e che vi ho consigliato anche nel video dei migliori 5 accessori per la moto secondo me, che trovate qui in alto a destra. E diciamo che in questo sellino da borsa posteriore metterò tutto quello che concerne il videomaking e YouTube, quindi le fotocamere, le batterie, tutte queste cose qua che devo avere a portata di mano velocemente. Mentre poi ho montato sulla moto 2 borse laterali, borse laterali che purtroppo non mi hanno inviato, però comunque vi lascio qui sotto il link in descrizione, perché a quanto pare sono delle buone borse. Ah, e ovviamente vi lascio in descrizione anche il link della borsa da sellino posteriore. Testing estremo di queste borse laterali.
diciamo che come agilità più o meno rimane uguale, sente che si ha un peso posteriore, però non è così male, si sta più scomodi con lo zaino. Cosa importante prima di partire? Fare benzina, e la faccio qua che ha un prezzo diciamo buono. Vi ricordo che con la mia carta Hype, link in descrizione, vi regalo 10 euro e quindi un bel po' di divertimento gratuito in moto. Quindi vi voglio dare qualche consiglio se anche voi dovete partire in moto per qualche weekend. Il primo consiglio fondamentale, anche se penso l'abbiate già intuito, è quello di non partire con lo zaino in spalla. Infatti cercate di caricare tutto quello che dovete portare sulla moto. Per esempio come ho fatto io, con delle borse laterali, con una borsa da serbatoio, borsa di sellino, qualsiasi cosa, ma non su di voi. Perché così facendo riuscite a fare molti più chilometri stancandovi molto meno. Seconda cosa, l'itinerario. Come organizzare l'itinerario? Quanti chilometri fare in un giorno? Ok, non è una risposta facile da dare, perché dipende da quanti chilometri sono e che strade sono. Un conto è fare 400 km di strade tutte interne, tutte curve, un conto è fare 400 km di cui 200 km sono di autostrade. Per esempio noi nel primo giorno abbiamo 550 km sulla tabella di marcia, ma di questi 550 km un centinaio sono di autostrada e successivamente ci sono un pezzettino di statale, soprattutto strada interna. Ma ce la siamo organizzati in modo tale da fare una bella sosta a pranzo, così da riprendere le forze. Infatti cosa fondamentale nei viaggi è avere un buon itinerario con delle buone pause, perché poi dovete anche considerare che non tutti hanno la stessa moto. Per esempio io con questo Duke 90 sicuramente mi stanco molto più di uno che ha il GS. Altro consiglio fondamentale sull'itinerario: se pensate di risparmiare facendo l'autostrada, dicendo diciamo facciamo meno chilometri, sfrutto meno la moto, non è sempre così, perché infatti certe volte l'autostrada non conviene prenderla, o almeno se avete tempo a disposizione ogni tanto conviene prendere le strade interne, perché da quello che si risparmia non andando in autostrada potete metterlo di benzina e secondo me risparmiate anche un po', vi rimane in tasca, e divertirvi per bene su una strada interna. Altra cosa fondamentale prima di partire è fare tutta una serie di controlli. Per esempio io prima di partire ho cambiato le gomme, perché sono praticamente arrivate all'attacco di controllo. Oltre a questo però ho fatto anche altri piccoli lavori, come per esempio pulire e ingrassare la catena. Ho fatto anche lo spurgo del liquido dei freni, perché sentivo che la pompa freno non andava perfettamente. Ho messo il famoso pezzo lungo di metallo nello scarico, così da evitare i problemi in caso ci fermino. E infine ho dato una bella pulita alla moto. Altro punto fondamentale se voleste andare un weekend fuori in moto, secondo me, è trovare l'alloggio perfetto. Infatti adesso vi sorprenderete di questo: noi per due notti paghiamo soltanto 14 euro a testa. Voi vi chiederete come fate? La risposta è semplice: esiste Airbnb, un sito dove invece di affittare la singola stanza affittano l'intero appartamento, e questo se siete abbastanza numerosi come noi, che per esempio siamo 5, conviene molto. Anche di Airbnb vi lascio il link in descrizione, così se vi iscrivete avete un piccolo bonus. Io direi che per questo video, dove il Duke 90 si è trasformato in una moto da viaggio, anche se non lo è tutto, e noi ci vediamo la prossima settimana con la vera e propria partenza di questo viaggio. Vi aspetto.